Buongiorno a tutti. Buongiorno. I posti per coloro che sono lì, per quelli che sono liberi, sono degni di essere occupati. Vedo che ci siamo tutti, sostanzialmente stiamo aspettando per l'introduzione, ma è il tempo che arrivi e qui tra noi già, per giustamente rendere omaggio a tutti coloro che in varie forme, professione e anche con la vita, hanno donato la vita per la patria. Scusate l'affanno, ma le scale mi stanno facendo pagare dazio. Ma anche l'età, Anche l'età, infatti io sono più piccolo di lui, quindi di conseguenza un attimo. Ovviamente noi oggi celebriamo le realtà quali FITCA ed ANM3 e naturalmente, sì, se vi sedete, ringrazio innanzitutto, prima di iniziare, gli ospiti qui presenti, sia FITCA, anche la Marina, il nostro vice sindaco, la nostra vice sindaco rappresentante quindi della città di Casarano. I nostri premiati sono qui e siamo in attesa della celebrazione. Un attimo che passo la parola al capitano Fuggi. Buongiorno, mi metto sempre in mezzo, volendo o non volendo. Vabbè, dai. Io sono ospite. Comunque, è una sorpresa per tutti quanti, però abbiamo pensato una cosa che è giusto che avvenga. Adesso entrerà una persona e poi dobbiamo tutti metterci in piedi, ma non per la persona, ma per quello che farà. Va bene? Vieni, vieni. Allora, il bersagliere qui presente suonerà il silenzio in onore di tutti coloro che sono morti per il Covid, che è la giornata che celebriamo con gli attestati, eccetera, eccetera. Silenzio è emblematico e ricorda sì il silenzio di coloro che non ci sono più in carne ed ossa, ma certamente non lo spirito di coloro che hanno donato la vita per noi, per l'Italia e per la patria. Il Covid è stata ed è, e purtroppo da medico vi dico, sarà una brutta esperienza che dovrebbe, mi auguro, unirci e dare significato e certezza, e quindi riconoscerci nella identità, lo dico personalmente, di italiani, verde, bianco e rosso, e azzurro, che storicamente ha un significato importante.
pertanto prima dell'inno della nostra patria, io mi riconosco prima di tutto come italiano e soprattutto ne apprezzo il colore azzurro che indosso oggi. Per chi conosce la storia, simbolo di chi ha unito l'Italia in primis, movimenti filosofici del periodo, tra cui Mazzini e non dimentichiamoci Savoia. Piaccia o non piaccia, è storia. La Repubblica è solo un risultato, conveniente a più realtà. Grazie. Gentili ospiti, oggi procederemo e terremo conto anche delle ragioni tecniche di spazio e anche di tempo, in primo luogo di tempo. Ringrazio tutti voi e come di programma, da programma, noi premieremo quelle figure professionali che soprattutto come persone si sono distinte sia come soggetti qui viventi ed operanti in Casarano come in altri centri del Salento, come anche la delegazione che è venuta e che ringrazio da Gagliano del Capo, con i quali continueremo a collaborare giusto per far fronte a queste difficoltà e non solo. Quindi ci sarà una premiazione. Prima di ciò, per esigenze tecniche, rendo noto che la mia onlus ha anche pensato ad un pensiero per coloro che stanno soffrendo motivi di crisi a livello mondiale, ovviamente di porgere un pensiero a padre che è qui presente, Don Roberto, che mi ha pregato di intervenire prima, quindi in parallelo con il nostro vice sindaco, perché poi chiaramente oggi è domenica, piaccia o non piaccia, indipendentemente dalla libertà di opinione e religione,
grazie a Dio siamo sotto un'impostazione di filosofia cristiana, quindi più ampio respiro, e pertanto deglieremo coloro che aspettano Don Antonio di poter assistere e partecipare alla celebrazione della Santissima Messa. Se il nostro vice sindaco volesse tendere una parola assieme anche a Padre Antonio, al quale poi porterò io perché non c'era spazio, poi col caldo che c'è il rischio sarebbe stato quello che insomma sarebbero andate a cuocere da solo senza essere cotte, cioè abbiamo pensato ad una soluzione di carboidrati perché quello che manca in principal modo serve a tutti per quanto riguarda la bioenergia quotidiana. E poiché essere generosi come noi italiani siamo nei confronti di chi entra senza bussare la porta nei nostri confini ci porta anche a pagare, a sostenere, e allora ho pensato vuoi vedere che c'è anche bisogno di dare agli italiani qualcosa, è una fiamma che mi auguro diventi un importante e significativo incendio non distruttivo ma di sviluppo e di diffusione. Bene, dottoressa Parrotto, Don Antonio, chiedo scusa, Don Roberto, ma insomma ricordo i miei parroci di quando ero chirichetto, giù di lì insomma. Tanto le parrocchie le ho girate tutte. Prego. Il capitano mi chiede perché abbia frequentato tutte le parrocchie, io non lo dico, ma già da piccolo lavoravo nello spazio, nel libero spazio di diffusione di ideologie paleocristiane. Prego. Chi per primo? Allora, siccome si confonde sull'identità di genere, decido io. Prego, vai. No, nessuna confusione. Sono onorato di essere qui insieme a voi che rappresentate valori e idee sicuramente condivise che rappresentano la base del vivere civile, della convivenza bella di cui, come diceva il dottore Casciaro prima, noi italiani siamo capaci e capacissimi. E sono molto contento che la vostra presenza ci rimandi appunto alle radici dei nostri valori e speriamo di poter riprendere a dibattere e ad incontrarci più spesso per condividere idee che ogni tanto potrebbero sembrare anche distanti, ma che possono trovare attraverso il dialogo e l'incontro veramente, no, uno spazio di concretezza e di buona azione che oggi si sta verificando. E saluto il vice sindaco, così come saluto le altre autorità presenti, e sicuramente, come diceva sempre il dottor Casciaro prima, no, e il mio essere cristiano, il mio essere cattolico, no, e rappresenta comunque una benedizione, cioè un dire bene di coloro i quali fanno il bene, indipendentemente anche dal credo che si professa, no, può essere lo stesso, ma potrebbe anche essere una visione più laica, no, ancora diciamo più distante da quella cattolica, però sicuramente da parte mia, da parte della Chiesa che in questo momento mi sento anche di rappresentare, c'è una benedizione, c'è un dire bene di chi si prodiga nel fare il bene. Grazie a voi e buon proseguimento di giornata. Maiora, saluto benevolmente in lingua latina il nostro caro parroco, sempre in lingua latina ovviamente, ad maiora sempre, appunto. E visto che ognuno ha le sue idee, tot capita quanto sentenzia, la parola al nostro vice sindaco. Prego. Buongiorno, vi ringrazio per questo invito, graditissimo da parte dell'amministrazione, e ancora più gradito perché in questo momento non riusciamo a comprendere esattamente quali sono i contenuti di questa cerimonia di questa mattina. Io veramente non posso che porgere veramente tutte le nostre, la nostra grande, comunicarvi tutta la nostra grande soddisfazione nel vedere concretamente quello che voi fate, quello che voi siete e i valori che trasmettete.
E il valore della solidarietà in questo periodo storico è fondamentale per qualsiasi amministrazione, perché grazie alla vostra presenza, quella vostra dei combattenti, che combattenti divisa o non divisa, e il combattente, mi pare di capire, è quella dell'animo, dello spirito, e la solidarietà e un senso di umanità ampio che viene diffuso tra tutti i partecipanti. E dicevo, questo spirito di comunione, questa sussidiarietà che viene da voi data a tutto l'apparato amministrativo non può che farci piacere. Noi amministrazione abbiamo continuamente bisogno di delle associazioni, del volontariato, di persone buone d'animo che ci consentono di mandare avanti la nostra baracca, perché nelle mille difficoltà non sempre riusciamo, nei cavilli anche della burocrazia, a raggiungere gli obiettivi che un'amministrazione si prefissa. E molto spesso questi obiettivi vengono raggiunti anche grazie alla compartecipazione di tutte le associazioni di volontariato. Cito, consentitemi, la protezione civile, la protezione civile, ma insieme anche alla Croce Rossa Italiana, che in questo periodo pandemico nella nostra città ha dato una mano straordinaria, non soltanto per affrontare tutte le criticità che c'erano tra i cittadini e la popolazione, ma anche per dare un sostegno, io intendevo prima come bisogno prima essenziale, ma anche per dare un sostegno psicologico ai nostri cittadini. E l'intervento della protezione civile è un intervento importante. Ieri a Casarano si è sviluppato un incendio di dimensioni straordinarie, e soltanto vicino a casa mia, ma non sono stato io. No, avevamo immaginato, dottore, che non era lei, non avevamo immaginato, abbiamo compreso il suo animo. E quindi dicevo, ecco, la protezione civile, grazie alla quale siamo riusciti a contenere i danni, perché è stato un incendio di dimensioni veramente vastissime che avrebbe potuto provocare dei seri danni a tutta la popolazione. Per cui, ecco, il nostro ringraziamento va a tutti voi, che vi adoperate giornalmente per il bene della comunità senza chiedere nulla in cambio, perché questa è una cosa straordinaria. E io, dottore, a me piacerebbe che questa vostra attività fosse anche, trovasse una maggiore divulgazione. E mi piacerebbe che, chiaramente, passato questo periodo di grande crisi pandemica, io spero presto, lei mi dice forse no. E lei mi dice forse no, ma continuiamo a sperarci. Posso? Chi di speranza vive, di speranza muore. No, assolutamente non è. Però concretamente le dico, da medico, come il collega può confermare, lui in protezione civile, io da autonomo, perché coloro che verranno premiati sono tutti mossi da uno spirito che li ha portati in una ONS che io ho fondato e che prende il nome di mio fratello, cioè Davide, ok? E Davide significa anche, dettato da qualcuno, dobbiamo amare l'esistenza, dobbiamo amare la vita per donare esistenza, Davide, ok? Quindi diamo un significato ad una vita biologica, convertiamola con un significato in esistenza. Noi abbiamo deciso di muoverci da soli, pertanto ho ritenuto opportuno anche premiare, grazie a FITCA e grazie anche ad MP, e ringrazio anche la Marina qui presente, naturalmente, come lei ha già detto, la protezione civile e coloro che interverranno. Se c'è l'unione, pur stando in Casarano, è importante l'unione e interfacciarsi. Questo è importante, io sono molto concreto. Grazie. L'unione di intenti è fondamentale, e il dialogo, l'unione di intenti e il dialogo. Per cui, ecco, questo, era questa l'idea che volevo comunicare. Magari sarebbe bello che questa vostra realtà oltrepassasse anche le mura di queste mura che oggi ci chiudono, che fosse più divulgata anche all'interno della nostra città. E l'idea che mi viene è coinvolgere anche i ragazzi, perché i ragazzi dovrebbero avvicinarsi a queste bellissime realtà che accomunano tante persone di grandi valori e di animo buono. Grazie. A proposito dei ragazzi, una parentesi da psicoanalista, le posso confermare che i ragazzi sono in estrema confusione. Non è colpa dei ragazzi. I ragazzi sono il prodotto, si dice, di un amore, comunque un prodotto biologico
che è dotato di sistema nervoso e elaborativo si sviluppa. Se il sistema è in crisi sul piano morale, chi ne paga sono i ragazzi. Quindi occorre intervenire su valori, in primo luogo l'identità, tu chi sei, che non è solo nome e cognome, ma certezza di esistere. Se siete d'accordo, passo la parola al capitano, così ci spiega FIDCA e anche naturalmente a coloro che parleranno dell'Associazione Nazionale Croce Rossa Militare. È doveroso un piccolo passaggio, una deviazione da qualche programma, perché qui è presente praticamente la scuola, diciamo, dei bersaglieri di Taranto. Sono tutti e due maestri, maestro Mottola e maestro Armando Passiature. E come tutti quanti, c'è venuto gratuitamente, senza chiedere neanche mezzo centesimo. Abbiamo preso un cornetto, però, guarda, è un bel cappello. Grazie. Salvatore, è impreparato però, se viene un attimo qua spiega quello che voi fate, perché loro hanno una bella banda di bersaglieri. Bersaglieri a posto, pronti di corsa, avanti, marcia! Spiega un po' la vostra scuola bersaglieri. Loro, vabbè, vuoi spiegare tutto tu? Perché poi spiego tutto io. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il progetto nasce da una sinergia fra il liceo Archita di Taranto e il reggimento settimo bersaglieri di Altamura. Questo progetto ha la finalità di far vivere ai ragazzi. Prima erano, prima si chiamava alternanza scuola lavoro, ora sono percorsi PCTO, se c'è qualche collega insegnante in sala può condividere, e quindi i ragazzi affrontano questa conoscenza militare ormai distante da loro, perché sapete bene la leva non c'è più, è una grande perdita che abbiamo avuto a livello di formazione, a livello di educazione intesa nel senso lato, il dottore prima faceva riferimento al latino ex duco, quindi tirar fuori il meglio da ciascuno dei ragazzi. Cos'è successo? Sono venuti i bersaglieri a scuola, hanno coinvolto me in prima persona e poi il dirigente in un progetto in cui la scuola, diceva Archita, è una scuola musicale, un liceo musicale, metteva a disposizione le competenze musicali e quindi anche tutto il corpo docente, tutti gli strumentisti degli strumenti ad ottoni, e il corpo di bersaglieri mette a disposizione invece la formazione militare, quindi tutto ciò che riguardava l'addestramento e l'incorporamento all'interno di un percorso paramilitare, tant'è che in questo progetto possono iscriversi i ragazzi già dall'età di 16 anni. Quindi cosa succede? Questi ragazzi durante i loro 5 anni di scuola superiore vivono questa esperienza di progetto, al termine del progetto nella libertà di scegliere il loro percorso universitario, di vita, hanno una possibilità in più, hanno conosciuto cosa fanno i bersaglieri, perché questo progetto prevede anche delle giornate di degli open day, insomma loro vivono alcune giornate nella caserma, così come il militare vive, quindi la sveglia, la colazione, i servizi che riguardano le proprie professionalità, chi sta in ufficio, chi sta in fureria, chi sta in cucina, e in tutto questo c'è poi l'addestramento e la preparazione dal punto di vista musicale. Naturalmente per il settimo reggimento bersaglieri di Altamura siamo stati curati dal maresciallo luogotenente Carrozzo, che è una figura conosciuta in tutta Italia e anche nel mondo, visto che il settimo è tornato prima del Covid dalla Cina, dal Giappone, dove porta l'Italia, porta il nostro tricolore in giro per il mondo, e a questo noi siamo grati e per questo che andiamo avanti. Grazie capitano. Ovviamente loro sono tutti gli insegnanti, uno di strumenti e l'altro di musica, mi pare, o il contrario. E se il comune vuole impiegarli quando ci sono delle manifestazioni, potete fare riferimento al dottor Francesco,
Pasciante poi passa, poi no, la solita catena, e praticamente loro per solo il trasporto praticamente voi avete bisogno, non vengono pagati questi ragazzi, però chiaramente i mezzi di trasferimento da Taranto per venire a Taranto, cioè loro insegnano alla scuola Archita di Taranto, tutte e due. Grazie al vostro intervento, io mi fermo qua, ovviamente. Capitano, passo io. Allora, la parola adesso al cavaliere Luigi Mazza. Prego. Io parlerò della Fitta. Prego. Io mi interesso della fitica. Ringrazio il dottor Francesco Casciaro per la magnifica presentazione, il capitano Francesco Fuggini, presidente della sezione fitica di Taranto. È un po' basso il volume, si sente? E le autorità intervenute. Ho il piacere di portare il saluto del presidente nazionale della Federazione Italiana dei Combattenti Alleati, dottor Eugenio Montalto, il quale si è detto felice insieme a noi di questa iniziativa. Mi sembra doveroso dire due parole per presentare la nostra associazione, specialmente a chi non la conosce, mentre per chi sa già chi siamo, benvenuta Juventus, detto che si parlava come dicevano i nostri antenati. FIDCA è l'acronimo di Federazione Italiana dei Combattenti Alleati, un sodalizio associativo costituito nel gennaio 1972, che ha raccolto sotto un'unica bandiera i combattenti di tutte le guerre delle nazioni alleate in Europa, e avevano vivo il ricordo delle lotte sostenute per la democrazia e per la libertà, nel pieno riconoscimento e nella dovuta esaltazione del loro comune sacrificio, scevra da distinzioni di nazionalità, razza, religione, classe o partito politico, che potessero vanificare i sacrifici e le lotte sostenute sui differenti campi di battaglia, ovviamente nel rispetto delle leggi italiane e di quelle delle altre nazioni che con l'Italia furono in ogni tempo alleate. È perciò una giovane associazione combattentistica e d'arma animata da spirito europeistico che si prefigge l'unità dei valori della nazione, l'internazionalizzazione dei valori combattentistici intesi come strumento di pace e di collaborazione tra i popoli, la glorificazione dei caduti e vivificarne il ricordo, perché essi rappresentano la massima testimonianza di attaccamento al dovere, alle istituzioni e a quei valori che generano l'orgoglio di identità nazionale. Per questo è importante che i giovani conoscano la nostra storia, la storia dell'Italia. Parafrasando Primo Levi, ribadisco che tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. Pertanto, se la nostra coscienza di cittadini realmente riuscirà a raccogliere il senso del sacrificio e di quel sangue versato in nome dell'Italia, allora quei soldati continueranno a vivere nel nostro ricordo e nel ricordo di quello dei nostri figli. Solo allora potremo dire che nulla è stato vano, ma ha prodotto fecondi e copiosi semi di pace. A proposito dei caduti in guerra, ricordo che il 4 novembre di quest'anno ricorre il centenario della deposizione all'altare della patria al Vittoriano a Roma del 1900. La FIDCA, che è stata la prima associazione in Italia ad affiancare al suo interno e nelle manifestazioni esterne il tricolore italiano e la bandiera europea, si propone anche di ricordare ed onorare a pari merito dei nostri gloriosi combattenti anche quelli delle nazioni alleate che combatterono e morirono per la liberazione dell'Italia e dell'Europa. La Repubblica Italiana, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, già dal 1986 le ha attribuito la personalità giuridica e dal 1990 l'ha posto sotto la diretta tutela del Ministero della Difesa, mentre il 15 dicembre 2015, riconoscendone l'importante e fondamentale ruolo di mantenere viva la memoria delle vicende fondanti della Repubblica Italiana al fine di trasmetterne i valori alle nuove generazioni, gli ha concesso la Medaglia della Liberazione, istituita con apposita legge. Attualmente fanno parte della federazione tutti coloro che ne condividono i principi statutari, che si traducono nel diniego della violenza, della dittatura, della privazione della libertà personale e nel ripudio della guerra,
come soluzione delle controversie internazionali, così come sancisce l'articolo 11 della nostra Costituzione. Grazie. Grazie naturalmente, onorevole Luigi, e porgo la parola all'amico, al compagno Alessandro, anzi in specifico giustamente sottotenente Alessandro compagno. Prego. Avvocato di professione. Avvocato di professione. E poi anche il blog. Buongiorno a tutti, io sono qui come delegato del mio referente regionale per porgere un saluto a tutti voi. Leggo quindi il suo messaggio di augurio. Saluto il signor sindaco, vice sindaco e le autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti dell'associazione d'arma e volontariato e gli intervenuti ad ogni titolo alla presente cerimonia di consegna delle distinzioni associative filica, a coloro che si sono adoperati per alleviare la popolazione delle sofferenze fisiche e psicologiche che ha portato la pandemia Covid-19. Non posso essere presente tra voi e rendere il giusto omaggio ai premiati, poiché impegni familiari mi trattengono fuori Casarano. Quindi mi scuso in anticipo per non aver potuto ascoltare gli interventi di chi mi ha preceduto. La cerimonia di oggi vuole onorare quelle persone che vi sono distinte, ciascuna nella propria amministrazione, nel servizio svolto alla comunità, in uno dei momenti più difficili della storia del nostro paese. Essi hanno dimostrato di saper fare sistema per un obiettivo comune. Ciascuno nel suo ruolo ha assolto i compiti assegnati con professionalità e spirito di solidarietà e soprattutto con il cuore. Gli uomini e le donne che ricevono questi riconoscimenti sono i degni rappresentanti di una moltitudine di cittadini appartenenti alle nostre istituzioni e associazioni che hanno fatto il loro dovere e lo hanno svolto al meglio che potevano di fronte ad una minaccia sconosciuta. Questa moltitudine non può essere contenuta in una pur ampia sala come questa, perché è un fenomeno enormemente vasto che contraddistingue la nostra Italia. Come delegato regionale Puglia dell'Associazione Nazionale dei Militari della Croce Rossa Italiana in congedo, il sodalizio costituito nel 1994 tra coloro che sono appartenuti o appartengono al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, porto a voi premiati l'augurio e il ringraziamento a nome della nostra Presidenza nazionale e di tutti i soci per aver dimostrato con il vostro operato di sposare sotto il profilo dell'umanità, della solidarietà e dell'etica civile quelli che sono i vostri valori. Grazie ancora a tutti. Caporale qui in congedo, Piero Rossetti. Grazie a tutti. Volevo fare due precisazioni. La prima riguarda la questione della leva obbligatoria che è stata abolita. In effetti non è stata abolita del tutto, è stata solamente sospesa, perché l'articolo 11 della Costituzione italiana dice che noi in ogni caso dobbiamo essere in grado di difenderci dagli attacchi esterni, quindi in qualsiasi momento la leva può essere ripresa di nuovo. Mi permetto di dire, questa è la Repubblica degli indecisi. Sempre, è sempre o mezza alba o mezzo tramonto. Spetta a noi che non abbiamo certezza di pensione, inventata prima della Repubblica come sistema, cercare di riportare la Repubblica con la R maiuscola, visto che è Repubblica. Prego. Poi volevo fare una precisazione in merito ai combattenti. Chi ha qualche nozione di diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati sa bene che per combattente si intende un militare che indossa un uniforme e che porti ben visibile le armi in vista. Quindi noi tutti qua presenti, forse escluso il trombettiere, non siamo più combattenti, quindi dobbiamo considerarci degli ex combattenti. Quindi i combattenti sono un'altra cosa, che sono del tutto diverse da noi. Grazie, queste due organizzazioni volevo fare. Grazie. Proseguendo nel saluto, adesso la parola anche al Cavalier, prego, De Sabato, da Salve, d'altra associazione che lui ci presenterà, stavolta della Marina. Prego.
Buongiorno a tutti, Mario De Sabato. Intanto vi porgo il saluto da parte del presidente del Club degli Ambasciatori di Pace nel Mondo, il dottor Fortunato Plastina, del Universal Peace Club con sede a Ginevra. Ecco, noi ambasciatori di pace crediamo fermamente nei valori, valori di libertà e di pace. Ma noi ambasciatori di pace siamo delle persone chiunque, non c'è bisogno di titoli o di meriti particolari per fare l'ambasciatore. L'ambasciatore può essere anche la casalinga che mira ad un determinato progetto. Essere ambasciatori di pace vuol dire credere fermamente nelle cose che si vogliono realizzare e soprattutto non imporre mai a nessuno il proprio credo, le proprie idee, ma cercando di rispettare le idee altrui. Noi non facciamo distinzione di colore di pelle o di religione o di nazionalità. L'ambasciatore di pace è quello che mira a un progetto e cerca di dare il massimo per il raggiungimento dell'obiettivo. Oltre a essere ambasciatore di pace, sono il presidente dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, Gruppo di Salve. Beh, noi, consentiti, però intanto mi sento quasi a casa mia, perché parlando di valori, di idee, di tradizioni, mi sento a casa mia. Poi anche con ciò che ha detto il vice sindaco di Casarano, questa è stata un'opportunità per me per far conoscere anche la nostra associazione che in quel di Casarano non è presente, ma non è presente in molti comuni. Ecco, la nostra associazione lavora soprattutto nel sociale. Uno dei nostri valori è proprio quello della tradizione della cultura marinara, di ripetere e far portare proprio alla luce di tutti quanti, soprattutto dei giovani, quelle che sono le tradizioni militari, proprio affinché si rispettino quelle persone che hanno donato la loro vita per il nostro bene. Se oggi siamo qui lo dobbiamo anche a loro. La nostra associazione, come tante altre, come la FITCA, che è posta alle dirette dipendenze del Ministero della Difesa, lavorando nel sociale, cosa fa per i giovani? Beh, noi intanto ogni anno organizziamo delle manifestazioni che ci tengo a sottolineare sono gratuite per tutti, dove i ragazzi a partire dall'età di 16 anni fino a un massimo di 26 possono partecipare a degli stage estivi, a degli imbarchi sui grandi velieri d'Europa. Imbarcano sulle navi scuole Amerigo Vespuccio e Palinuro, vanno a fare dei campi vele all'estero, l'ultimo 2 anni fa è stato fatto in Bulgaria. Organizziamo dei corsi di vela, dei corsi di assistente bagnante di bagnino. Quindi cerchiamo proprio di far avvicinare, il nostro compito è quello, avvicinare i ragazzi. Tra l'altro io sono uno dei conferenzieri della Marina Militare e andiamo in giro per le scuole proprio a offrire l'opportunità ai giovani su quello che è lo sbocco della Marina Militare. 2 anni fa siamo stati qui a Casarano al Vannini. Quindi l'impegno delle associazioni, come diceva lei, la vice sindaco, nella comunità è molto importante. Chiaramente ci deve essere una sinergia. Noi abbiamo la fortuna nel nostro comune di avere un'ottima sinergia fra l'amministrazione comunale e la nostra associazione, ma soprattutto devo essere sincero, la nostra associazione quando si presenta nei confronti delle altre amministrazioni o comunque degli altri comuni trova sempre il beneficio, tra virgolette, le porte aperte. Non per ultimo abbiamo fatto 2 anni fa l'Open Day territoriale con gli istituti provinciali di scolastici per arrivare addirittura all'Università di Lecce, dove abbiamo rappresentato appunto la Marina Militare. Ecco, io più che dire questo, io intanto ringrazio il dottore Francesco Casciaro Fracastro,
Provid insegna. E quindi per questa opportunità che io ringrazio e spero di poter ricambiare questa ospitalità magari nel nostro comune. E ringrazio ovviamente anche il vice sindaco per averci dato l'opportunità di partecipare, ringrazio tutte le associazioni combattentistiche d'Amma, ma ringrazio, consentitemelo, i miei soci che oltre a supportarmi, come qui presente, mi devono anche supportare. E un ringraziamento particolare lo voglio fare al capitano di vascello Antonio Alfarano, che è una delle massime espressioni del posto, che ci segue e quindi rende lustro alla nostra associazione. Io ringrazio, però proprio parlando di valori e di tradizioni, io ci terrei un minuto di silenzio per quelle persone che non ci sono più. Da stimolo all'amministrazione che assomai non avesse una parata, perché come ha detto il presidente della FITCA sezione Lecce, quest'anno corre il centenario del Milite Ignoto, il nostro comune ha già dato in pratica la cittadinanza onoraria, quindi se lo... bene, quindi ci gemelliamo anche sotto questo aspetto. Grazie a tutti. Grazie. Anche perché, signor vice sindaco, per questa patria la mia famiglia, Casciaro, non è soltanto prodotti farmaceutici e clinici o medici, ma ha speso col proprio sangue. E di Rocco Casciaro, pilota Regia Aeronautica, non se ne parla mai. Se l'Italia c'è, è grazie a loro, non a 400-500 soggetti dispersi nei colli che alla fine si alzano all'alba per dire ci siamo anche noi. A buon intenditor poche parole. Grazie. Può per capire come la penso, anche perché mia madre non è qui presente, ma donna di rigore. Comunque anche noi medici ci siamo impegnati, no? Nella lotta contro il Covid. Io mi sono pure portato appresso per un mese, regalatomi dall'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dove lavoro, non per pubblicità ma solo per descrivere una mala gestio. E quindi un saluto al collega Cristian, qualità di medico Galatina, e al dottor Capraro Rocco, che è anche non solo collega, mio zio, pensi un po', da Casarano quindi e da Gallipoli. Quindi i medici ci sono, infermieri ci sono, operatori ci sono, e adesso passeremo alle premiazioni, a meno che qualcuno non voglia intervenire. Purtroppo non posso garantire che non si muoia più, perché io ho fatto questa riflessione: tanto è certa la nascita che è certa la morte, è molto semplice, non ci vuole una laurea per capire, quindi vi posso garantire.
se non c'è nascita non c'è morte. Poi la resurrezione si vedrà, però intanto siamo certi di questo. Per cui diamo un significato alla vita e rendiamo la esistenza, non semplicemente espressione biologica. Questo in rapporto anche alle scelte esistenziali che ognuno di noi compie. Io credo la prima tra tutte la certezza di essere, di vivere e di esistere. Bene, allora mi indichi e io seguo. Lei è il capitano, io esecutore. Non posso cantare una canzone perché ho senza voce. Peppone e Don Gamito. Com'è? Peppone e Don Gamito. Appunto, il regista ci manca. In realtà sta, però. In questo caso Peppone lo farò a lui perché io. Peppone non lo so, io non sono Peppone. Vabbè, intanto meno non capito, però. D'accordo. Allora. Ce l'accio un po'. Prendiamo l'altro, sì, perché è l'emozione, prego. Allora, gli attestati che si sono guardati sono gli unici senza medaglia. Sono attestati di merito, uno dedicato al maestro Armando Basciature, e se non voglio che ringraziamo. Se volete possiamo anche leggere la motivazione. Certo. Allora, leggi. Va bene. Allora, con la seguente motivazione naturalmente, a testimonianza della sua attività nell'ambito della FICCA e per la divulgazione dei nostri principi di solidarietà, libertà e fratellanza vera, chiaramente che unisce tutti i popoli vicini e lontani. E così viene citato un luogo della memoria, spazio fisico dove si concentrano un evento, la partecipazione collettiva ad esso ed il ricordo dell'uno e dell'altra. Da quel luogo si protende verso di noi un nome, in nome della capacità di rievocazione ed ancora tal da far rivivere oggi esperienze lontane, molteplici e difficili. Questo chiaramente. E questo lo diamo alla collaboratrice signora Giorgia Indraccolo. Prego. Sono una collaboratrice, però devo dire che mi ha fatto stancare per di tutto. E translation, please. Ci ha detto. E lui ha già detto che poi parlava tal serio. Mi ha fatto stancare pure a me. Oi. Ah, vabbè. D'accordo. Allora, passiamo lì, passiamo. Passiamo però a quello che sono i primi di questo. Certo. Con le tessere. Sì, allora qui una piccola precisazione. Tre attestati non posso consegnarli fisicamente ad personam comunque e verranno donati a coloro che li meritano nel prossimo evento che stiamo per organizzare soprattutto con la delegazione di Gagliano in Leuca, prevediamo a fine di agosto. Perché? Semplicemente per motivi burocratici, cioè in essere sia Giuseppe Mingolla, che fa parte di un'arma molto importante quale quella dei carabinieri, sia un attimo che cerchiamo di fare la giusta selezione, e abbiamo anche Antonio Congedi, sempre ad personam, sia che però in questo caso è un carabiniere, ultimo carabiniere sarà l'essere premiato Tondi Fabio, e quindi questi dobbiamo semplicemente metterli qui come attestati e spostarli. A questo punto dovremmo e dobbiamo passare a premiare in primo luogo, perché la loro famiglia si è costituita come centro e nucleo operativo nel comune di Matino, slanciandosi in generosità, non soltanto non di Casarano, quindi anche Matino, in generosità nei confronti di coloro che avevano assolutamente bisogno di far seguire accanto a un'alba il tramonto, causa difficoltà Covid, sia sotto il profilo patologico ma anche assistenziale. Faccio riferimento
al prego volersi avvicinare, ragioniere Antonio Sperti. Scusa, leggiamo la motivazione unica. Esattamente la motivazione, chiedo scusa, conferito l'attestato di benemerenza conferito al ragioniere Antonio Sperti per l'impegno, leggo testualmente, umanitario profuso in diverse occasioni come aiuto e collaborazione nell'ambito di un impegno sociale e civile ad alto profilo durante appunto la pandemia non ancora finita purtroppo del Covid-19. Allora, Antonio Sperti. È assente? No, eccolo. Prego, è il suo, eh? È l'emozione. Sono assente. Abbiamo anche la medaglia. Sì, questo è il tuo attestato, chiaramente farlo anche vedere agli altri. Un applauso. La medaglia, questa è sempre una medaglia di benemerenza consegnata di rimano. A questo punto do un ordine mio, sì, mettiamo dopo lì. Scusami, fai parte ufficialmente. Sì, no, e ha dimenticato la sua tessera. La tessera viene importante. Stesso motivo. Grazie. Giusto per rimanere nello stesso locus, anche Michele Sperti, prego, geometra, figlio di Antonio, perché l'intera famiglia è stata geometra. Ugualmente attestato di benemerenza, prego. Grazie. E anche a te la tessera d'appartenenza. La medaglia, ma credo. Solo il tempo, ogni tempo del tempo. Vorremmo metterlo tra le mani, ma male. Come vuol lì? E poi va a finire che sta pure la casentina in casa. Va bene. Dopo torneremo anche. Sì, vabbè, vogliamo completarlo, la va bene. No, appunto, dopo. In ultimo. Invece a questo punto ci spostiamo. Altro comune. Altra persona impegnata, sì? La signorina o signora Fernanda Carolina Pepe. Dov'è? Venga. Attestato di benemerenza. Tessera d'appartenenza. Sì, certo. Lema. E ugualmente la medaglia. Se vuol dire qualcosa, un saluto, buon appetito, non lo so. Decida. Vorrei ringraziare il suo nome? Pepe Fernanda. Lo sapevamo, però dire qualcosa. Vorrei ringraziarvi tutti. Ringraziarvi tutti e niente, felice di far parte di questa grande famiglia e spero di continuare a stare in mezzo a tutti voi. Grazie e buona giornata. Sì, adesso un'altra collega a me molto vicina di Gallipoli che non è qui presente e non poteva diversamente, anche ella molto molto impegnata sotto il profilo umano, anche scrittrice, quindi è donna che sa perfettamente trasdurre ciò che l'animo suo avverte in forme artistiche quali la pittura, quali la scrittura, oltre ovviamente all'arte più tipica sua che è l'arte medica. E consegno, oltre che essere tra l'altro cavaliere, già lei cavaliere della Repubblica, la dottoressa Maria Teresa Protopapa, e consegno ciò al padre qui presente. Prego, se non erro anche lei, carriera in arma, va bene, il microfono mi permette, prego, questo lo doni alla collega, appena possibile chiaramente anche mettere la sua foto con medaglia, e, prego, sì, prego, è lui, faccia vedere anche l'attestato, guardi, la medaglia la mettiamo qua, faccio finta che lei abbia una sfida, ok?
ringraziare tutti, voglio ringraziare per la manifestazione, ma soprattutto per la sensibilità che sta straripando sempre, venendo meno da altri fronti, e quindi rimane sempre quella gente che ha le basi ben fondate, ben consolidate, a continuare sempre con la stessa sensibilità, perché non credo e né penso che altri, pochi, tanti o nessuno, possa infrangere le nostre idee. No, assolutamente, io nella vita le dico, ci sono due tipi di soggetti: chi è testardo, testa d'ariete, chi non lo è, testa di qualche altra cosa. Okay. E sono la maggioranza, e magari anche in cattive amministrazioni del servizio pubblico. Lo so io da medico, non si preoccupi. Soltanto il piano regolatore della sanità fa schifo, e non dico altro. Lo dico io sono pure a tempo determinato, non temo nessuno, né che sia romagnolo, né che sia emiliano, né che sia campano, né chi abbia capito capisce. Prego. Tanto lei è in pensione, io manco già prendo, figura, non è quello il problema. 74 anni, 75, quindi ancora mi mantengo. Qualche annetto più di me, guarda. Beh, vabbè, noi volevamo parlare di gioventù comunque, non bruciata, ma viva. Dai, coraggio. Grazie. Un abbraccio. Anni di servizio all'interno della FIDCA al sottotenente Gaetano Sanzo. In riconoscimento dell'impegno profuso nell'attività associativa, nella diffusione degli alti ideali e nel perseguimento della pace. Accetto volentieri questo omaggio da parte vostra e ringrazio tutto. Scherzo, perché è uno di me. Dai, tranquillo. Grazie. È finito già? È in fieri una presentazione, una consegna di attestati nel comune di Monteroni. Oggi però vorrei che questo attestato venisse consegnato a un nostro iscritto della FIDCA della sezione di Lecce, dottor Cristian Tarantino. Ringrazio tutti. Adesso procediamo sempre con la premiazione, e non poteva mancare la Guardia di Finanza, non perché ci faccia paura, siamo onesti cittadini, per cui premiamo per medesimo motivo, per l'impegno profuso come categoria professionale, in primo luogo, il brigadiere della Guardia di Finanza Fernando Ferilli. Prego. Perché non si applaude il brigadiere? Prego l'attestato, faccio vedere. Medaglia. Non si scordi la tessera. Grazie. E un caffè al bar. Grazie. Non ci sono problemi. Per eventuali multe o meno saprò che andare. Perché ogni tanto mi arriva. E soprattutto sulla superstrada curva di San Nicola, dove si mettono fuori. E l'ultima che mi hanno regalato, 70 km orari, io andavo a 75,2, 48 euro da pagare, 75,2, ma la polizia municipale, lo dico, così lo sanno anche su streaming, che non deve mettersi là, non essendo suo compito, però
ogni scusante buono. Adesso passiamo a premiare esperti. Cristian, carissimo consigliere. Tu attestato, medesimo motivo, tua medaglia, le chiedo scusa, tua tessera d'appartenenza al club dei Loschi e tua naturalmente medaglia. Prego, sono di fronte a voi. Questi qui li consegneremo in Leuca, come già detto. Dopodiché, ancora, giovanissimo, dico giovanissimo ma altrettanto energico promotore della solidarietà e dell'intervento, il signor Simone Ferilli. Prego Simone, di Casarano. Vuoi dire qualcosa? Perché ci siamo. Prego, questa è tua tessera. Prego. Medaglia. Prossima volta che però la medaglia devi mettere su una giacca, non sulla maglietta. Ti ringrazio. Dopodiché promuoviamo in più fasi, ma ne basta una. Stesso motivo. Professione guardia particolare giurata. Diamogli un attimo di respiro, altrimenti dobbiamo misurare la saturazione. La signora Antonio Scorrano, prego. Proprio attestato, doppia tessera, perché lui fa parte sia di FILCA come anche di associazione Croce Rossa Militare. Fa parlare. Emozionante. Vuoi dire qualcosa? Ho abbastanza disagio, grazie. Può andare, va. Grazie. E vabbè. Poi premiamo anche in rappresentanza della categoria infermieri, sì. No, questo vengo dopo. Ci sono perché mi vedete, mi sentite, mi ascoltate. Non mi posso autopremiare, però lo farà qualcun altro. No, un attimo. Sì, certo. Dov'è? Antonio? Io non è la vecchiaia, però insomma. Anche a me può succedere. Ma lo sai che la sensibilità anche a lui. Prego, dice. Prego. Se stesso, ci onoriamo di dare all'esimio dottor. No, io voglio spendere due parole. Prego, voi dite, ma come mai ci troviamo qui tutti quanti oggi? Una cosa molto semplice, è andata tutto da un errore di battuta che ho fatto sul computer. Allora, una premessa, io sono stato per circa 35 anni responsabile del nucleo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di Taranto e provincia. Siccome poi ne sono uscito ministerialmente e tutto gratuitamente, il Ministero della Difesa mi ha detto bravo, hai fatto quel che hai fatto, perché io sono stato praticamente tecnico per 32 anni nelle acciaierie di Taranto e contemporaneamente facevo questi servizi che erano tutti volontariati fino alla fine, però il Ministero della Difesa mi ha ringraziato eccetera eccetera, però nel contempo qualcuno ha approfittato e ha detto vieni qua come ti faccio lavorare io ancora Corpo Militare, Associazione Nazionale Militare di Croce Rossa eccetera eccetera, facendo una battuta ha detto qua non lo invito il dottor Casciate, quale io già da anni il suo furibondo vite, ed è nato tutto questo, è stata tutta una casualità e per questo va un saluto ad Enzo che va via in divisa. Enzo Cala, quello che stavo dicendo prima, guarda un po' che cosa avevo pensato per te. Io ti faccio il mio testimone di Taranto, no, come corpo militare ex responsabile, specie di comandante della Croce Rossa Militare di Taranto. Grazie. Bene,
Adesso lo metteremo a Casaranno nel nostro comitato. Ah, non a casa. No, a Casaranno, passo a controllare. E questo qui può essere utile per propagandare completare la confusione italiana. Certamente, come no? Grazie, mi saluto tutti. Una sorpresa, mi è stato appena detto, veramente una sorpresa, quindi che la collega protopapa, non qui presente, però ha preparato un lavoro, qualcosa, cosa è successo? Che forse il padre non era a conoscenza, quindi non so di che si tratta. Credo siano due lavori? Sì. Attenzione. Ah, ecco. Quindi se ci vuole scrivere cos'è? Io ho un messaggio per il delegato, il padre. Parole coprimo il sole. In qualità di delegato del Premio Internazionale De Filippus Ter, dichiaro che il premio speciale per la medicina e la città bella 2021 va al professor dottor Francesco Casciara con la seguente motivazione: paradigma educatore delle nuove generazioni, sempre pronto con le sue attività medico-scientifiche e ad accostarsi sensibilmente alla necessità dei più giovani e dei più indifesi, grazie alla quale è possibile avere un modello da perseguire ai giorni nostri, sulla quale basare un rapporto medico-paziente ottimale a livello empatico. Questo ringrazio la collega, naturalmente sono contento ed emozionato, non ero a conoscenza, quindi grazie ancora. Poi ho da leggere qua il suo invitato. Buongiorno signore. Buongiorno signore e signori loro tutti. Io mi chiamo Protopapa Giuseppe, sono il padre di Maria Teresa Protopapa, assente giustificata. Chi è Maria Teresa Protopapa? È una dei tantissimi medici di questa nostra Italia, figlia di anni ed anni trascorsi tra quattro mura, come tutti i suoi colleghi, intenta a migliorarsi per migliorare la società, per cercare di garantire, secondo le proprie possibilità, il più alto margine di sicurezza e preservatezza dell'incolumità dell'utenza. Dedita da tutta una vita allo studio che non si è limitato alle ricerche e all'analisi medico-scientifiche, ma si è spinta oltre da 15 anni a studi letterari rivolti alle generazioni di adolescenti, tutti finalizzati a fortificare spiritualmente e emotivamente, allo scopo che si possa strutturare un nuovo tessuto sociale pronto ad affrontare un'era e un tempo difficile come quello che stiamo attraversando. Nonostante la persona di cui sopra è stata ufficialmente insignita dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che saluto col cuore, a titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana con decreto Gazzetta Ufficiale numero 92 del 20 aprile 2021. Maria Teresa Protopapa non è niente di più né meriti speciali rispetto ad altri, rispetto alla forte coltra, di medici che ogni giorno danno il massimo sul posto di lavoro per preservare la nostra umanità. Mentre alla resa dei conti non sempre risulta tutelata e preservata da eventuali incidenti di percorso durante l'iter lavorativo.
ma Maria Teresa Protopapa questo lo sapeva già, come tutta la coltre dei medici indistintamente che ogni mattina si portano sul posto di lavoro. Grazie a tutti e con la più profonda commozione a titolo di mia figlia e parlato. La ringrazio in qualità di semplice ma contento di esserlo medico e a nome di tutti i miei colleghi qui presenti la ringrazio del pensiero di quanto lei ha appena detto nei nostri confronti. Mi piacerebbe però che coloro che credono di essere capaci si ricordassero che in primo luogo medici si nasce, poi si diventa, ma si nasce per rimanerlo per tutta la vita. Altre professioni no, lo si può divenire, ok? A divenire, ad venio, venis, venientum, venire. Io non ho studiato... No, glielo voglio dire perché faccio riferimento a soggetti che durano 5 anni, magari anche meno, e farebbero bene ad andare via. Tutto qua. Due secondi ancora, così va. Sì. Voglio ringraziare di cuore il professor Casciaro, perché in pochissimo tempo... Io lo conoscevo, però per fama, diversa la cosa. Lo conoscevo già, ne sentivo già parlare. A casa mia non si parlava altro che del dottore Casciaro, non si parlava. Però sono cose che io non potrei entrare nei parati né nelle facoltà di dare nessun giudizio, in quanto poi io non ho studiato, non ho le competenze adatte per poter dare giudizio o quant'altro. Però le assicuro che dopo questo evento venuto a conoscenza e che peraltro ci stiamo guardando in faccia da vicino, la scaletta di chi forse prendeva molti posti prima sicuramente siete nei primi. Grazie. Io non pensavo che fosse quasi dire nemo profeta in patria est. Proseguiamo, anche di finire per me, prego, se ha ragione. Allora, lo so, è un'emozione. Noi ormai dici che siamo navigati, sì, no, non è mai vero. Ogni volta c'è sempre una nuova emozione. Io agisco in questa maniera molte volte, proprio perché ho paura del pubblico. A nessuno l'abbiamo appuntato, ma a te lo dobbiamo fare, ma la medaglia te la dobbiamo dare. Giusto? È poco appuntato, minimo brigadiere. Ma io posso fare anche di più se vogliamo. Allora, con piacere e con onore, ti attacchiamo questa medaglia, non ce n'è da fare. Ma è guadagno. Ormai l'attacchiamo noi. Hai voluto tu, eh? Io non posso che ringraziarvi, l'attestato è testa tipologia e quindi vedo anche la tessera. Vabbè, io... L'attestato è sempre il solito. Sempre uguale, non è un problema. È sempre questo, non cambia il colore, cambia solo il nome. Però aspetta un attimo, certo. Non ho finito, altrimenti poi dobbiamo ripetere. No, ecco qua. C'è un'altra cosa. Una cosa, questi attestati sono datati novembre 2020. Cioè praticamente qua abbiamo corso, che significa che per colpa del Covid ci siamo trasportati un altro po' per capirci come il campionato europeo praticamente tale qua. Però questo credo che sia più moderno, questo qui è la medaglia europea che praticamente viene data non a molte persone ed è a testimonianza della sua attività nell'ambito della Federazione Italiana dei Combattenti delle Arti per la diffusione dei nostri principi di libertà, pace e fratellanza tra tutti i popoli. E questo è più recente, del 4 febbraio 2021. Chiaramente tutte le medaglie di attestato vengono sempre filtrate dalla Presidenza Nazionale della Federazione Internazionale dei Combattenti delle Arti. Questa Federazione Italiana praticamente è in molti paesi del mondo là dove ci sono i nuclei italiani che sono andati a salire, perciò questa è a disposizione quando vuole, io sono pronto ragazzi. Questo non no. L'abbiamo
dobbiamo mettere sì, sì, sì. No, non so che dire, tutt'oggi. Questa è senza spirito. Però questa mi piace anche, anche morfologicamente, no? Mi ricorda tipo i... ieri bombardieri tedeschi della seconda guerra mondiale, vedete il simbolo, molto importante che gliela suonarono gli inglesi. Va bene. Va bene, va bene. Sì, possiamo. Va bene. Comunque. Allora, completiamo anche. Sì. E poi completi tu, perché alla fine chi è che ha aspettato anche parecchio tempo per averlo, dopo l'anzianità. Finalmente al sottotenente commissario Gaetano Santo, sempre con la stessa motivazione, ma più recente, così finisce di dirmi, oh, è qua, ed è qua. Questa è la tua medaglia. Ha ricevuto a casa mia. Grazie sempre a tutti per la partecipazione e con onore che ritiro questa. Che faccio? Devo andare dopo? E te grazie a tutti. Questa è la massima onorificenza. Grazie, gentilissimo. Sì, è la massima, grazie, nel senso che è internazionalizzata. Sì. Queste, tutte queste medaglie sono autorizzate dal Ministero della Difesa, sì, sì. Sono medaglie così, tanto per. E ogni volta devo chiedere, poi hanno tutto un protocollo che ne trasmesso un albo internazionale, così mi ha detto, non ho mai visto. Europeo. Sì, europeo. Bene, ma okay. Qualcosa passa. Bene, adesso passiamo alle note dolenti. Sì. Passiamo ad altre note dolenti, come dice lui, ossia le altre premiazioni, stanno scherzando naturalmente, ci mancherebbe. Ossia, noi abbiamo da premiare, sì, la in qualità di infermiera, operatrice nel settore e quindi Covid-19 ugualmente impegnata, sì, la signorina Urso Anna Rita. No, se vuol dire qualcosa. Grazie, comunque sì, io oggi sono molto orgogliosa di essere qui in qualità di infermiera. Ci hanno chiamati eroi in un anno che è stato veramente difficile. In realtà noi infermieri abbiamo semplicemente svolto il nostro lavoro e da quando veniamo nominati dottori in infermieristica osserviamo quindi il codice deontologico e recitiamo il giuramento di Florence Nightingale, nostra paladina, e noi non finiamo mai di essere infermieri dentro e fuori l'ospedale. E come diceva prima il dottore Casciaro, anche gli infermieri secondo me non vanno mai in pensione, quindi grazie per oggi, è stato emozionante essere qui. Visto che anche gli infermieri non vanno mai in pensione, buon lavoro. Grazie. Poi richiamiamo la signora, anche perché poi anche facente parte di una famiglia che è un'istituzione, famiglia Esperti, quindi la signora Giorgia Indraccolo, che ugualmente si è impegnata come gli altri per intervenire e aiutare costantemente nel suo comune i pazienti e anche le persone più bisognose, quindi perciò era necessario riconoscere questo merito così per gli altri. Prego. La signora si rifiuta, no, ma si rifiuta di parlare. Lui vuole che si... La medaglia la vogliono mettere su oppure? Sì, 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 la mettiamo. Va bene, allora, si mette la medaglia allora. Ok, grazie vedere. A tutti. D'accordo, era molto presa. Dopodiché, questi rientrano nel progetto che annuncio noi abbiamo iniziato e assieme ad altri colleghi, e tra cui anche la dottoressa Protopapa, però si svilupperà, il titolo sarà nella traccia De Finibus Terre, sarebbe Santa Maria di Leuca, probabilmente saranno due sessioni, una in agosto perché è partita da me, l'ho pensata, poi ci siamo risentiti con Maria Teresa e lei già ne aveva in sviluppo un altro però in settembre. Di conseguenza con gli amici che saluto per il loro impegno di Gagliano, ossia in primis Teo, un applauso a te, un applauso
a Salvatore e anche a Rosaria, siete stati, vi fate vedere cortesemente. E a nome di Franca, causa pur non notte, non è potuta venire da noi, anche lei vittima di Covid, quindi hanno vissuto direttamente le problematiche. La parola un attimo al capitano. Ci sono figure ospite d'onore che non, alcuno non so poter venire, praticamente però hanno pregato. Allora, il cavaliere dottor Angelo Centanni, presidente provinciale di Taranto della ANCRI, Associazione Nazionale dei Cavalieri della Repubblica Italiana, che porta il suo saluto, il cavaliere professoressa Vincenza Musardo Talò, presidente provinciale dell'Istituto della Risorgimento Italiano del Comitato di Taranto, poi c'è il capitano di Vascello Sanitario, dottor Orazio Desiati, che è l'attuale direttore sanitario sia di Valenza Aereo che del distaccamento aeroportuale Brindisi, e poi c'è il capitano di Vascello, dottor Massimo Giuseppe Mancini, direttore amministrativo ASL di Taranto, il dottor Giuseppe Mattes, biologo e nutrizionista, poi c'è il dottor Giuseppe Sasolla, presidente del comitato consultivo misto dell'ASL di Taranto, e vabbè, poi gli altri sono qui, eccetera, eccetera. Mandano tutti quanti i saluti, buon lavoro, vedete alla fine, vado lo stesso, però non c'è problema. Bene, allora si è dovuto mischiare due anni addietro con quello, per questo è andato un po' lungo questa cerimonia, generalmente noi chiamiamo sintesi, cerimonia molto più veloce da salutare. Del resto io cosa devo dire? Dico io. Grazie. Allora, noi, io vi ringrazio e vi ringraziamo tutti, quanti voi, anche gli amici che sono qui da Francavilla Fontana. Se Aldo, ho detto anche zio Aldo, vuol dire qualcosa, o se no nulla, e vi faremo sapere le prossime tappe di questo percorso. E ripeto, se qualcuno di voi vuol dire o aggiungere la sua, ci prego, prego, prego. Poi, signor Teo, prego. Buongiorno a tutti, non faccio parte di nessuna associazione, però sono ben felice di essere qui insieme a voi. C'è chi ha dimostrato le problematiche della nostra storia contemporanea e chi appunto ha messo in evidenza i valori di tutto ciò che noi possiamo realizzare, e vorrei che il mio, il nostro e il vostro amico sia effettivamente sia fatto un grande applauso al dottor Francesco Casciano. Io ringrazio Teo. Sì, certo. Va bene. E ti ringrazierò, non ti preoccupare. Grazie ancora. Allora, adesso premiazione al sottotenente commissario Salvatore Mottola. Ovviamente abbiamo avuto modo di apprezzare in qualità di bersagliere, complimenti. Anche la medaglia, naturalmente. Qualcosa? Non dimentichiamoci. Sì, brevemente, la medaglia mi è stata consegnata brevi mano, ma io devo chiedere a una persona speciale di riceverla ad Vectus, perché fra di noi c'è una persona che conosco da 10 anni, è stato il mio comandante da sottotenente del Napro di Taranto, lui si definisce responsabile ma è un comandante a tutti gli effetti, una persona particolare, di grande rigore militare, ma di una anche forza, umanità, solidarietà, comprensione.
non era solo il mio comandante, ma era un papà per me e per tutti i colleghi, sottufficiali e ufficiali, che per tanti anni sotto il suo comando siamo riusciti a fare tanto per la città di Taranto, per la provincia di Taranto, anche fuori regione, anche fuori provincia. Questa persona è qui fra noi ed è il capitano Fulgini. Quindi chiedo a lui una posizione ad Epertus affinché in questo passaggio ad Epertus si trasmetta anche la sua forza. Sì, ci sta. Coraggio, coraggio. Questo non mi fa entrare in ballo una cosa che io non volevo dire, ma lo devo dire. Ho scoperto oggi che sono il loro papà, forse perché ho 72 anni, però devo, io sono nel volontariato scout laico e confessionale dal 13 maggio 1962, avevo 12 anni. E praticamente come abbiamo sempre agito per i ragazzi dove sono passati, dove abbiamo dedicato molto tempo a loro, così quando mi hanno chiesto di essere responsabile del nucleo di Taranto, del corpo militare della Croce Rossa Italiana, e l'ho fatto per circa 35 anni, il mio obiettivo come sempre era quello di formare, avere forse la presunzione di formare tutti i ragazzi sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto... la società era diversa prima, adesso neanche né io né mia moglie ci sentiamo più in grado di essere capaci, tra virgolette, di fare in capo unità, cioè di educatori dei ragazzi, perché abbiamo visto che c'è stata una trasformazione così veloce e così procace, si dice? Giusto? Vabbè. Precoce, che a un certo punto, beh, questo non è più la nostra generazione, lasciamo agli altri il messaggio affinché possa portare avanti questo tipo di formazione. Però io in considerazione devo dire una cosa, che molti ragazzi a cui a Taranto hanno potuto frequentare i corsi di difesa nucleare, esercitazione con l'aeronautica, NATO, ONU, e che più ne hanno e più ne mette, tra cui abbiamo avuto moltissimi di loro anche imbarcati, ci sono stati, noi abbiamo tra noi medici, infermieri, eccetera, eccetera, che sono andati addirittura con il Gorgona a prendere i migranti che morti nelle varie migrazioni insieme alla Marina Militare. E molti, grazie a tutto il tipo di formazione che li abbiamo trasfusi con gli enti militari, noi a Taranto abbiamo tutto tranne l'esercito, abbiamo anche la NATO, l'ONU, Saprendisi, eccetera, eccetera. Hanno potuto prendere con quegli attestati che abbiamo fatto rilasciare posti di lavoro. È per noi una soddisfazione e una conquista. Speriamo che qualcun altro, cerchiamo, ecco, quello che, perché ho proseguito e ho accettato di fare questo tipo, cioè, passata da un ente militare in cui si comandava una certa maniera, all'interno di un'associazione che è tutt'altro, non è così facile. Ci sono rimasti molto male, perché chiaramente quando uno dice da domani non sei più tu il responsabile, il comandante del nucleo di Taranto, sto vendo un altro. Ma va bene, grazie. E così via. Però ho intenzione, se possiamo, collaborando, di dare a tutti coloro che si avvicineranno, che aderiscono alla FITICA e alla ANMCRE, e spero di farle avere un'autonomia, cioè di formare il gruppo qui autonomo di queste due associazioni a Casarano, affinché possiamo portare questi giovani di Casarano quelle possibilità di formarsi attraverso le attività che noi normalmente portiamo avanti. È un progetto interessantissimo e noi siamo disponibili. Rimane sempre la medaglia. La medaglia deve... Ancora la medaglia. La medaglia. Scusa, la scritta prima. Me la devi togliere di quadro.
Io vi ringrazio, cercherò io e i miei collaboratori salentini di impegnarmi per le prossime tappe, dell'auspicio che l'energia moltiplichi e migliori la forza. Prego. Un video? Prego, prego. Io purtroppo vi devo lasciare perché ho altri impegni, sono però veramente felice di aver partecipato e vi ringrazio per avermi reso partecipe delle vostre emozioni, perché sono state talmente tanto intense che hanno emozionato anche me. Grazie mille. Okay. Mi hanno parlato di un video. Un video? È rimasto un video? Va bene, allora vediamo chi può vedere il video, vediamo il video, non no, vedere così tanto, poi di sorpresa pure. È la collega Maria Teresa. Sono veramente costernata e dispiaciuta nel fatto che non sia qui con voi, ma problemi di forza maggiore me ne capiscono. Oggi è un giorno speciale, è il giorno della resa dei conti e del frutto di tanto lavoro che il collega Francesco Casciaro con devozione e tanto impegno ha messo in queste settimane a frutto, perché si è dato lustro non solo alla sua terra ma a tutti voi presenti, che saluto cordialmente, e a chi non, di solito non viene messo alla luce. Perché dico questo? Perché fondamentalmente credo che il collega Francesco, l'amico Francesco, il medico Francesco, l'uomo Francesco Casciaro, dopo averlo ritrovato dopo più di 5 anni buoni che non ci vedevamo, ho ritrovato un uomo nuovo, un uomo. E non... ed è un complimento che merita tutto pienamente, perché la parola uomo non si può attribuire a tutti gli uomini della terra, secondo me. Quando dico uomo intendo dire il lato umano di Francesco Casciaro,
che andrebbe approfondito e sottolineato a grande voce, a gran voce, per grandi linee. È indiscutibile la sua attività e la vicinanza verso i giovani, l'attenzione che ci ripone, oltre che nei frangenti della cultura e di altri rami della vita. Lui non lascia in sospeso nulla. Ho trovato un professionista che impegna tutta la sua energia e il suo tempo, che c'ha ben poco per i gravosi impegni lavorativi, che non lascia incompiuto nulla. Questo è Francesco Casciaro. Francesco Casciaro è ciò che non deve rimanere irrisolto. Cosa mi accomuna questa persona? Fra qualche ora sarò nominata Cavaliere della Repubblica Italiana, Cavaliere al Merito, per volontà del nostro Presidente della Repubblica. In mezzo a voi saluto calorosamente l'ambasciatore di pace nel mondo che mi ha insignita un paio di anni fa nel comune di Salve, il signor Mario De Sabato, e il sindaco Francesco Villanova del comune di Salve, oltre a salutare il sindaco della città di Casarano che ha accolto questo evento e tutti voi calorosamente, ripeto. Ciò che mi accomuna al signor Francesco Casciaro, a questo medico uomo, uomo medico, è l'umanità. Non si trova spesso e volentieri in questi frangenti e nei tempi che stanno correndo e si stanno incalzando e che ci stanno prendendo alla sprovvista, persone con un'umanità così sottile e che non mette a disagio come quella di Francesco Casciaro. E lui ogni giorno, ho visto poi che ce la mette tutta, tutta per avvicinarsi ai più deboli, agli indifesi, a chi voce non ha in questa società e ai più giovani. In questo mi trova solidale, vicina, e con questo concludo dicendo tanti auguri Francesco, auguri di buona salute, perché tu possa stare qui con noi per tantissimo tempo, che la tua vita sia limpida, chiara, ti sia riconoscente per tutti gli sforzi che fai, non solo in ambito ospedaliero, ma soprattutto in ambito della tua attività privata, che di privato non è niente, perché il tuo amore, una volta uscito dall'ospedale, continua ad essere, ragione d'essere, motivo di orgoglio per questa terra e per tutti coloro che vengono ad approcciarsi con te e trovano oltre a un medico, un grande amico. Buona giornata a tutti e che questo tempo vi sia lieto e felice con noi e colmo di piena salute per tutti quanti. Un abbraccio. Non so che dire, è stata una sorpresa. La collega voluto, ha letto questo nel mio animo, merito in parte del DNA, in parte delle esperienze, dei traumi che si vivono. La vita e che sono state le ragioni che mi hanno spinto ad essere, non perché non ammiri
o abbia voluto imitare, no, una persona a me molto molto vicina, più, o meglio quasi come un fratello, che è lì, silenzioso, garbatamente, con la sua mascherina bianca, emozionato anche lui. Perché non me l'aspettavo. Signori, con orgoglio possiamo avere qualsiasi divisa, qualsiasi camice, ma siamo uomini. E questa è la questione principale. Se trascendiamo da questo particolare fondamentale, siamo semplicemente l'oggetto di un sistema meccanico diabolico. Io a questo non ci sto. Quindi che non venga nessuno che si chiami presunta istituzione, che si chiami comunità, che si chiami come si vuole, ma che in realtà nasconda in maniera subda l'eradicazione del diritto e della dignità, della personalità dell'individuo. Ecco perché poi scelsi di diventare, se ne sono capace, mi auguro, analista, perché il modo di giungere a questa forma di specializzazione penso che sia l'unico modo, ma non lo auguro a nessuno. Cioè quello di passarci dentro e poi di conseguire per motivi di vita. Mio zio, fratello, quindi, e collega Rocco, come mia cugina qui, Chiara, con la macchina fotografica che ha ereditato, ormai è diventato un discorso a questo punto familiare, la passione dallo zio, che ha avuto anche una macchina fotografica da me, che comprai a Bologna, spaccio polacco, quando ero all'università a Bologna, perché comunque quando la comunità europea ancora non si riconosceva come tale, i polacchi portavano delle Zenith belle nuove e le vendevano in via Zamboni, quindi vicino al numero 33. Così voglio ricordare un po' i miei excursus di una vita universitaria che in maniera felice è durata un anno, in maniera traumatica è durata tutto il resto. Però ne sono venuto fuori ed è lì che ho capito veramente, come anche mi ha insegnato Rocco, il significato di essere medico. Tutto quello che è venuto dopo, come titoli o meno, vi ringrazio per carità di ogni cosa, perché rappresentano una maggiore colore, maggiore luce, però è qualcosa che senti dentro, che avverti dentro, e non ti importa se a tempo determinato o indeterminato, cioè non ti importa se un idiota o due idioti o tre o migliaia di idioti in regione non sappiano veramente dare spessore ai valori culturali di questa stessa, di noi pugliesi, parlo perché noi siamo pugliesi, non mi importa, io sono semplicemente me stesso, ma sono conscio di essere quello che sono, un uomo, il resto è noi. Grazie. Ce l'ho. Dio ce l'ha dato, guarda che ce la tocca però.